Ringrazio di cuore il Vescovo Andrea per l'invito, grazie che mi fa parlare nella sua cattedrale. Grazie a tutti voi questa sera, siamo ancora nell'ottava di Pasqua, quindi siamo a Pasqua ed è bello vedere questa cattedrale piena di Pasqua perché è piena del popolo santo di Dio che è sempre assetato di ascoltare la parola del Signore. E questa sera io non voglio fare nient'altro che annunciare qualcosa della parola, non porterò mie idee, mie considerazioni. Il tema della sofferenza, della pastorale sanitaria, della vicinanza al tempo della sofferenza nella vita, non ha bisogno di nostre considerazioni perché tutta la storia del cristianesimo, come giustamente ricordava prima il Vescovo Andrea, è segnata da questa icona straordinaria del crocifisso. Il crocifisso risorto che non ha vergogna di mostrare il proprio corpo vulnerato. Ma questo non per una sorta di fraintendimento, come se il cristianesimo fosse un difensore della sofferenza, come se fosse amante del dolore. Questa è una perversione del cristianesimo. Il cristianesimo non ama il dolore. Il cristianesimo accetta il dolore come espressione dell'amore. Soffro perché amo. Non amo la sofferenza. È l'amore che ci rende vulnerabili. Ma c'è un altro modo di parlare di vulnerabilità. È l'amore che ci rende umani. La nostra vulnerabilità, in fondo, racconta la nostra umanità. Ma prima di entrare in questo breve itinerario che ho immaginato di fare con voi questa sera, mescolati davvero con queste ore di pasquali. Siamo appena venuti fuori dalla passione, morte e risurrezione di Cristo e vi chiederò questa sera di sostare ancora una volta nella passione di Gesù, ma di guardare tutta questa storia con gli occhi della Pasqua. Ecco, prima di entrare dentro questo itinerario vorrei iniziare questo nostro incontro così come accade in un episodio del Vangelo. Gesù torna nella sua casa, torna nel suo villaggio a Nazareth, si racconta che di sabato entrò dentro la sinagoga e diedero a lui il privilegio di leggere la parola in quel sabato nella sinagoga. Il Vangelo ci dice che Gesù aprì il rotolo del profeta Isaia e vi lesse questa parola: «Lo Spirito del Signore è su di me». Perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece di cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Voi sapete che Gesù, inimicandosi tutti i suoi compaesani, spiegò questa parola dicendo che si era compiuta in quel giorno, era lui il compimento di questa parola. Noi troviamo raccontata qui la missione di Gesù. Gesù è venuto a liberare, a consolare, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, questo abbiamo ascoltato. E cioè tutta la sua vita e tutta la sua missione è a servizio proprio della vita umana, quando la vita umana è più fragile, quando ci sentiamo prigionieri, quando siamo al buio, quando la sofferenza oscura completamente il nostro cammino, in quel momento noi ci rendiamo conto della missione di Gesù. Gesù è venuto per questi ultimi, quando la nostra vita diventa l'ultima cosa, quando noi ci rendiamo conto di fare fatica, di non avere le risposte, di arrancare, di perdere i ragionamenti, lo vedremo tra un istante, quando si soffre la prima cosa che crollano sono i ragionamenti. Anzi, quando una persona soffre e pensa, la sua disperazione diventa ancora più grande. Ma che cos'è la sofferenza? Vedete, la sofferenza è la maniera traumatica attraverso la quale noi ci rendiamo conto di essere delle creature.
quando noi soffriamo, così, in maniera traumatica, ci ricordiamo lì, in quel momento, che noi non siamo Dio, che siamo delle creature e che abbiamo dei limiti. Toccare questi limiti per noi significa toccare la nostra creaturalità e passiamo tutta la vita tentando di tenere lontana questa consapevolezza, cioè il fatto che noi siamo creature, che abbiamo un inizio e una fine, che per citare Francesco c'è sorella morte, che noi non siamo eterni, che noi non possiamo tutto. Quando incontriamo il dolore e la sofferenza, facciamo un bagno di realtà, siamo costretti a mettere i piedi per terra. Tutte le nostre emozioni vengono ridimensionate, i nostri ragionamenti ampollosi cadono. Quando soffriamo, siamo semplicemente uomini, siamo semplicemente umani. Ma questa cosa che non dovrebbe farci problema, in fondo se noi siamo delle creature dovremmo stare a nostro agio quando ci rendiamo conto di essere semplicemente delle creature. Passiamo la vita invece cercando in tutti i modi di evitare questo pensiero. E credo che questo sia il misterioso motivo per cui tante volte la nostra società si ammala di indifferenza nei confronti delle persone che soffrono. Non è cattiveria. È perché quando noi vediamo le persone che soffrono, quelle persone che soffrono sono come un memoriale per noi, ci ricordano chi siamo. Allora io non voglio vedere un anziano, io non voglio vedere un malato terminale, non voglio vedere il dolore innocente di un bambino, sono cose che voglio allontanare perché non voglio fare i conti con me stesso, allontano da me l'idea di chi sono. Questa è una cosa molto importante per noi, cioè renderci conto che il disagio che proviamo nei confronti della sofferenza degli altri è perché la stiamo fuggendo dentro la nostra vita. E non conosciamo nessun altro modo di riconciliarci con la nostra sofferenza se non imparare a stare vicino alla sofferenza degli altri. Tutto quello che facciamo al nostro fratello e alla nostra sorella ha una ricaduta di guarigione dentro la nostra vita. Quello che di faticoso noi facciamo verso il nostro fratello e la nostra sorella indica che c'è un problema che non abbiamo risolto dentro la nostra vita. Gesù ha un'espressione geniale per spiegarci questo. Quando ci parla della pagliuzza nell'occhio dell'altro, è facile, i nostri occhi sono rivolti verso gli altri, non sono rivolti verso noi stessi. E così noi vediamo la pagliuzza che è nell'occhio dell'altro, dice Gesù, impara a togliere la trave che è nel tuo. Ma paradossalmente stare accanto agli altri significa stare accanto a qualcuno che ci fa da specchio, a qualcuno che per noi è un termine di paragone. Quando un adolescente cresce, quando ciascuno di noi è stato un adolescente, in mezzo a voi ci sono degli adolescenti, cerchiamo dei modelli, qualcuno a cui guardare. E ovviamente cerchiamo sempre qualcuno di vincente, qualcuno che abbiamo idealizzato, noi vorremmo essere così, come quella persona. E man mano che andiamo avanti, cerchiamo di assomigliare sempre più a quella persona che abbiamo detto essere il nostro ideale, il nostro idolo. Parola pericolosa nella vita spirituale. L'idolo è l'unica cosa che nella Bibbia viene rigettata di più dell'ateismo. Perché l'idolo è la caricatura di Dio, solo Dio è Dio, gli altri non sono Dio. Ma perché questa è una cosa molto importante? Perché quando noi idealizziamo qualcuno e vogliamo assomigliare a questo qualcuno, scartiamo tutto quello che non ci piace. E lo scartiamo dalla nostra vita anche. L'opera di Gesù è diventare Lui la persona da guardare. E quando noi vediamo Gesù, non vediamo un ideale. È pericolosissimo idealizzare Gesù. Gesù non è ideale, è reale. Siamo nell'anno liturgico B. Voi sapete che nell'anno liturgico B si legge il Vangelo di Marco. Una delle cose più belle che ci ha regalato il Vangelo di Marco è che a differenza degli altri Vangeli, voi sapete che Marco è il più antico di tutti i Vangeli, a differenza ad esempio di Matteo, di Luca o di Giovanni, Marco non è politicamente corretto,
non ha edulcorato nulla di quello che ha sentito di Gesù. E quando vi leggete Marco, vi accorgete che Gesù in quel Vangelo è triste, gioisce, si arrabbia, si indigna, si chiude, si apre, è sotto shock, è pieno di gratitudine, ha dei sentimenti, è veramente un uomo. Gesù è veramente uomo, non è solo veramente Dio. Allora, Gesù che è veramente uomo si mette davanti a noi non come un ideale, ma come un modello reale per ciascuno di noi. E che cosa ci mostra? Un uomo vincente? No, un uomo che lotta. Un uomo che non prova la fragilità umana? No, un uomo che ci insegna come si sta nella fragilità umana. Un uomo che non sa che cos'è lo smarrimento? Provate a leggervi la passione di Marco e vi accorgerete come Marco parla di shock di Gesù nel momento in cui si accorge che sta per morire. Insomma, vedete, per noi cristiani la figura che noi abbiamo deciso essere la nostra figura di riferimento, la nostra figura guida, è la figura di Gesù, che è veramente uomo. E tutta la sua opera è tentare di convincere i discepoli ad essere profondamente umani. E tentare di convincere tutte le persone che nei secoli poi l'avrebbero seguito a rendersi conto che tutta la fede cristiana non è la fede di ricostruire dei sistemi religiosi che sono pagani, anche se hanno la croce cristiana. Ad esempio, se noi usassimo la fede per evitare il dolore, praticamente staremmo facendo un uso distorto della religione. La fede cristiana non è un modo per evitare la sofferenza. È un modo per cercare significato nella sofferenza, non un modo di evitare la sofferenza. Insomma, sto cercando di introdurre quello che vorrei dirvi dicendovi che tutto quello che voglio condividere con voi questa sera, noi lo impariamo da Gesù. E guardando il suo modo di essere uomo, che vediamo come si soffre e come si sta vicino a una persona che soffre. Perché sono le due cose. Ci sono dei momenti nella vita in cui noi possiamo essere di aiuto a qualcuno, ma ci sono altri momenti nella vita in cui siamo noi ad avere bisogno di qualcuno. Proprio all'inizio di Marco, del Vangelo di Marco, c'è una scena struggente, la guarigione di un lebbroso. Gesù incontra quest'uomo che voi sapete, a causa della sua malattia, non può più avvicinarsi a nessuno. E quindi quest'uomo sta vivendo non soltanto una malattia sulla propria pelle, ma forse la conseguenza più terribile di ogni dolore. Quest'uomo si sente solo, è solo. Il dolore l'ha reso solo. Nella tremenda solitudine e disperazione, quest'uomo va a cercare Gesù. E dice Marco che incontrando Gesù, cade a terra, si prostra davanti a Gesù, crolla davanti a Gesù e prega in un modo bellissimo, forse con una delle giaculatorie più belle presenti nel Vangelo. Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Se vuoi, puoi. Questo gli sta dicendo. E Gesù, che un attimo prima aveva detto ai suoi discepoli, basta con i miracoli, ce ne dobbiamo andare, io non sono venuto per fare miracoli, sono venuto per annunciare la parola. Colui che aveva preso la decisione di non fare più miracoli, davanti al dolore di quest'uomo che cade a terra davanti a lui e lo prega in quel modo, Gesù cede, lo voglio, sii purificato. Tenete a mente questa scena. Se vi leggete tutto il Vangelo di Marco, arrivate alla fine del Vangelo di Marco, entrate nell'orto degli ulivi e Marco dice che quando Gesù entra in quel luogo familiare per Gesù, l'orto degli ulivi era il luogo del cuore per Gesù, era quella geografia che lo aiutava a pregare, era un posto che gli favoriva la vita spirituale, va a cercare un luogo dove potersi sentire consolato. Dice Marco, cadde a terra.
Ora è lui il lebbroso, è lui che ha bisogno. E le parole che Marco riporta e che mette in bocca Gesù sono queste: Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Che cos'è che fa da eco? Se vuoi, puoi. Gesù, quello che ha guarito il lebbroso, adesso lui ha bisogno. Ora, amici, se questa cosa è successa al Figlio di Dio, chi di noi può essere così presuntuoso da dire «Io passerò la vita ad aiutare gli altri»? Sì, ma devi anche accettare che arriverà un momento della vita in cui tu avrai bisogno di essere aiutato. «Verrà un giorno, dirà Gesù a Pietro, in cui ti cingeranno le vesti e ti porteranno dove tu non vuoi. Prima o poi succederà nella vita che le cose difficili le vivremo noi». Ma noi ci prepariamo a vivere le cose difficili semplicemente perché abbiamo passato la vita ad aiutare gli altri quando erano in quella situazione difficile. Insomma, la carità cristiana non è semplicemente imparare ad aiutare, ma ad accettare anche ad essere aiutati. Questa è la carità cristiana. E quando noi ci mettiamo a servizio di qualcuno, stiamo aprendo la grande ipotesi che prima o poi dobbiamo accettare il servizio di qualcuno su di noi. Non c'è superbia peggiore, non c'è orgoglio peggiore che quella di donare e di non accettare il dono a nostra volta, di amare ma di non accettare di essere amati. La completezza della nostra umanità si gioca esattamente su questa doppia portata che Gesù ci mostra con tutta la sua vita. Lui soccorre e si lascia soccorrere, guarisce e chiede che qualcuno consoli lui. Entra nella solitudine delle persone, così come vedremo, e anche lui elemosina la compagnia dei suoi amici nella sua solitudine. Se avessi scritto io il Vangelo, forse avrei dipinto Gesù eroico, che affronta la morte così, senza paura. E Marco, invece, che ci racconta la cronaca vera di quello che è successo, ci dice che in quel momento lui si sente così solo che ha bisogno degli amici. E se li porta con sé, Pietro, Giacomo e Giovanni. Il Vangelo è un capolavoro di umanità. Più leggiamo il Vangelo e più dovremmo essere umani. Più leggiamo il Vangelo e più dovremmo imparare a benedire la nostra umanità. Invece viviamo in una cultura e in una società che ci fa rigettare la nostra umanità. Sei anziano, devi cancellare i segni della tua anzianità. Sei malato, devi nascondere la tua malattia. Fai fatica in qualcosa, trova il modo di essere vincente in un'altra cosa. Insomma, ci sono lati della nostra umanità, quelli soprattutto che sono segnati dalla fragilità, che suscitano in noi vergogna. Chi è cristiano non ha più vergogna della debolezza, mai. Non ha più vergogna della propria fragilità, mai. Né della fragilità del nostro corpo, né della fragilità della nostra psiche, perché esiste anche un dolore che tocca i nostri affetti, la nostra parte psicologica. Persone che esternamente sono sane come un pesce, ma si portano conflitti interiori, sono spaccate interiormente, anche quello è dolore. E poi esiste la debolezza morale, quella che noi chiamiamo peccato. Non dobbiamo vergognarci di essere peccatori, dobbiamo detestare il peccato, non noi stessi che siamo peccatori. Gesù ha amato noi proprio perché eravamo peccatori. Ha passato tutta la sua vita con le persone peggiori, secondo lo sguardo di tutti. L'accusa che facevano a Gesù è che perdeva troppo tempo con queste persone, è amico dei pubblicani, dei peccatori, è un mangione e un beone. Almeno Giovanni Battista, che era un fuori di testa secondo loro, forse era posseduto da un demonio, non mangiava, non beveva, non se la faceva con quel consesso di ladri, peccatori pubblici, non si faceva toccare dalle prostitute, così come avveniva per Gesù. E guardate, Gesù non si smentisce nemmeno alla fine della sua vita. Muore in mezzo a due ladri,
è la sua compagnia preferita. Tutta la nostra rivoluzione cristiana è capire che Gesù fa questa scelta nella speranza che prima o poi capiamo che siamo noi quei ladri, che siamo noi quei malati, che siamo noi quelli che fanno fatica e che la più grande menzogna della vita è fingere di essere i primi della classe e indossare lo schema dello scriba e del fariseo, che pensano che basta semplicemente seguire le regole per esorcizzare la propria umanità. Chi si è riconciliato con la propria umanità non disprezza più gli altri. Questo è il segno che è accaduto un cambiamento dentro di noi. Quando noi non disprezziamo più gli altri e quando noi non abbiamo più orrore del dolore, quando lo incontriamo. Ora, vorrei dirvi una cosa. Noi non abbiamo nessuna possibilità di rimanere in piedi davanti ai nostri limiti se non lasciando che ci sia qualcuno accanto a noi. Che cosa significa? Che non basta dire che siamo deboli. Noi possiamo permetterci di essere deboli se sappiamo di non essere soli. È la solitudine il nostro vero inferno. È quel senso di isolamento che tante volte rovina la nostra vita. Il problema non è stare male, ma è stare soli quando si sta male. Questo è il vero problema. Capite perché Dio non si è limitato dal pronunciare dal cielo una parola che ci spiegasse la sofferenza? Avendoci creati, sa bene che l'unica cosa di cui noi avevamo bisogno non era una spiegazione del dolore, è saperci con qualcuno quando soffriamo. Abbiamo bisogno di una presenza, non di una teologia. Ecco perché il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Ecco perché Gesù si è incarnato. Ecco perché noi abbiamo conosciuto Gesù. Perché chi è Gesù? Gesù è l'Emanuele, è il Dio con noi. È la sua presenza la vera soluzione della nostra vita. Gesù non è una spiegazione, è una presenza. È come se Dio avesse voluto dire a ciascuno di noi: tu puoi vivere tutto se sai di non essere solo, ti do qualcosa che vincerà la tua più radicale solitudine, la presenza di mio figlio. Noi non siamo più soli. Che cosa fa il male? Tutta l'opera del male, convincerci invece che siamo soli. Quindi si tratta di capire che quando qualcuno vi dice dovete coltivare la vita spirituale, che cosa vi sta dicendo? Di imparare qualche altra devozione? Coltivare la vita spirituale significa coltivare la consapevolezza di questa presenza. Se tu hai la memoria continua di non essere solo, tu stai vivendo la vita spirituale. È quella presenza che fa la differenza. Uno dei salmi che noi ripetiamo più spesso è questo: se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Che cos'è che mi dà il coraggio di camminare in una valle oscura? È la presenza del Signore. Allora capite che la vera lotta che l'uomo deve fare è quella di rendersi conto di non essere solo, soprattutto quando si sente solo e soprattutto quando la vita ti riserva le cose più difficili. L'annuncio del Vangelo non è fornire a chi soffre delle spiegazioni, ma dare a chi soffre il sostegno della nostra presenza. È il nostro esserci il ministero più importante. Nell'ultimo tratto di vita di Gesù, quella che noi tradizionalmente abbiamo chiamato la Via Crucis, voi sapete che la Via Crucis, che è una via di dolore, è popolata da alcune scene che noi contempliamo durante questa preghiera, scene che nascono dalla parola di Dio e altre scene invece che nascono dalla tradizione. Ma ormai, anche se quelle scene non tutte le ritroviamo nei racconti del Vangelo, sicuramente sono diventate un aiuto per ciascuno di noi, anche quelle che per tradizione ormai abitano il nostro immaginario. Ma una delle cose che io ripeto spesso è che
tutta la Via Crucis di Gesù è popolata da persone che non hanno nessuna utilità ai fini della salvezza di Gesù. Nel senso, tutte le persone lì presenti gli salveranno la vita? No. Nessuno gli salverà la vita. Nemmeno la madre sotto la croce potrà salvargli la vita. Eppure voi sapete che è proprio a causa della presenza di quei personaggi che il dolore di Gesù è stato un dolore umanizzato. È grazie a queste persone che quel dolore non è stato assoluto. Il Figlio di Dio si è lasciato aiutare nell'ultimo tratto della vita da persone che non gli hanno salvato la vita, ma gli hanno umanizzato la sofferenza. Questo è il nostro ministero. Non sempre possiamo salvare la vita delle persone che ci sono affidate. Non sempre noi abbiamo la soluzione ai drammi delle persone che incontriamo. Non per forza noi abbiamo quella chiave che può aprire le prigioni di dolore dove tante volte i nostri fratelli e le nostre sorelle sono chiusi. Ma a noi non viene chiesto di salvare queste persone, viene chiesto di umanizzare la loro sofferenza, di non lasciarli soli in quella sofferenza, di offrire noi stessi esattamente come tutte queste persone che hanno popolato l'ultimo tratto di vita di Gesù hanno umanizzato la sofferenza di Gesù. Allora ho pensato di prendere ciascuno di questi personaggi, 4 in tutto, e di mostrare come ciascuno di questi personaggi ci dice un aspetto importante. Che cosa significa fasciare le piaghe dei cuori spezzati, stare vicino a qualcuno che soffre, consolare una persona che è nel dolore, fare compagnia a chi è nella sofferenza? La prima figura che incontriamo, significativa nella Via Crucis, è Simone di Cirene, il Cireneo. I Vangeli non ci dicono molto di lui, ci dicono che certamente era povero. E voi direte, dove sta scritto che è povero? Ai tempi di Gesù i Romani costringevano i poveri, non i ricchi, perché i ricchi potevano pagare, costringevano i poveri a fare dei lavori senza essere retribuiti. E quindi era solito che i Romani, quando dovevano fare qualcosa, prendevano un povero e dicevano adesso lo fai. E siccome Gesù non riesce più a portare il peso della croce, costringono un povero, molto probabilmente un migrante, uno di quelli che era di lì, ma aveva cercato fortuna fuori e forse era tornato lì per la festa, mettendo da parte i propri risparmi per festeggiare la Pasqua a Gerusalemme, lo costrinsero a portare la croce di Gesù. Tra l'altro, apre e chiudo parentesi, rovinandogli la Pasqua, perché condividendo la croce di un condannato a morte era diventato impuro e quindi praticamente non poteva più celebrare la Pasqua. Agli occhi dei contemporanei, Simone di Cirene, e forse anche agli occhi di se stesso, è uno sfigato, è uno che è capitato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Eppure, con gli occhi del poi, noi ci rendiamo conto del tremendo privilegio che ha avuto quest'uomo. Che cosa rappresenta la figura di Simone di Cirene? Al di là se è stato o no costretto a fare quello che ha fatto. Ha offerto se stesso per portare il peso della croce di Gesù. Vi risulta che nel Vangelo è riportata una parola di Simone di Cirene? Non parla. Il contributo di quest'uomo è semplicemente la sua presenza. Stare accanto a chi soffre significa innanzitutto offrire il fatto di esserci. Noi siamo a disagio perché le persone che soffrono molto spesso chiedono il motivo della loro sofferenza, vogliono sapere perché soffrono. A noi non piace sentirci dire addosso perché. Ma quest'uomo offre forse la cosa più interessante. Dice: non posso fare nient'altro se non esserci. Fare compagnia è una delle prime cose che ci viene chiesto per essere vicini alle persone che soffrono.
E fare compagnia significa essere creativi in questa compagnia. Certe volte la giornata di una persona che soffre è cambiata da una sola telefonata, da un solo messaggio, da una sola mezz'ora di una persona che è venuta a stare con te. Cambia tutto quando tu ti accorgi che c'è qualcuno, senti la presenza di qualcuno. Ora io mi domando, noi siamo capaci di presenza? Non di risolvere, ma siamo capaci di essere presenti nella vita delle persone che incontriamo. Soprattutto quando incontriamo delle persone che soffrono, ce la diamo a gambe, ci nascondiamo, facciamo finta di niente, o siamo presenti? Portare il peso della croce di qualcuno significa dire a qualcuno: vorrei aiutarti, posso solo offrirti il fatto che sono con te. Sono qui. Ma come cambia il dolore quando qualcuno sa di non essere da solo? Quelli che di voi lavorano negli ospedali, che magari lavorano in quelle RSA dove ci sono ricoverati gli anziani, quelli che di voi sono vicini agli ultimi, ai poveri, a quelle persone che dicevamo prima sono dimenticate dalla società, sanno di che cosa io sto parlando. Certe volte le persone che soffrono non hanno bisogno di nient'altro se non di qualcuno che si accorga di loro. Che qualcuno che dica: eccomi, io ci sono. A noi non piace sentire l'impotenza, il fatto di non essere risolutivi. Ma vedete, essere cristiani significa accettare di non essere risolutivi, ma non indietreggiare davanti alla sofferenza. La figura di Simone di Cirene ci insegna il primo alfabeto cristiano. Lì dove nessuno vuole stare, un cristiano c'è. Lì dove il mondo scarta, il cristiano va alla ricerca. Tutti cercano i posti migliori, un cristiano va alla ricerca di quel posto che nessuno vuole. E andare controcorrente. Chi legge il Vangelo lo deve mettere in pratica così, esercitando il ministero di Simone di Cirene. A noi certe volte viene chiesto di fare miracoli, ma il miracolo che ci viene chiesto è il miracolo della presenza. È il miracolo di umanizzare il dolore degli altri. È il miracolo di accorgerci del dolore degli altri. Gesù racconta nel Vangelo la parabola del buon samaritano, dicendo che se c'è una differenza tra il sacerdote, tra il levita e tra il samaritano, che passano e guardano il dolore concreto di quella persona, tutti lo vedono, ma solo uno si ferma. Ma vi pare che dentro la parabola c'è scritto che alla fine quell'uomo è guarito? Chi lo sa che fine ha fatto quell'uomo? Quel samaritano ha fatto solo il suo possibile. E in che cosa consisteva il suo possibile? Farsi vicino. Trovare nel proprio bagaglio qualcosa che potesse essere di consolazione lì in quel momento. Caricarselo, portarlo in una locanda, pagare per lui. Ha fatto il suo possibile. Il ministero della consolazione è innanzitutto il ministero della presenza. Se ciascuno di noi si prendesse l'impegno di dire: non lascerò mai nessuno solo delle persone che il Signore mi fa incontrare nella vita. Non lascerò mai nessuno solo dei crocifissi che il Signore mi fa incontrare nella vita. Bene, io vi dico che avrebbe già annunciato tutto il Vangelo possibile attraverso la sua presenza, perché lui in quel momento è l'Emanuele, il Dio con noi, il prolungamento della presenza di Gesù. Ha voglia di dire a uno che soffre: Dio è con te? Ha bisogno di toccarlo, quel Dio che è con lui. E non siamo noi forse battezzati il prolungamento di quel Dio con noi? E quando noi disertiamo le croci delle persone,
non le mettiamo forse nella condizione di non credere in Dio, perché non vedono nessuna presenza di Dio, perché non vedono noi. La seconda figura che incontriamo nella Via Crucis è uno di quei personaggi della tradizione, ed è la Veronica. Nel gesto della Veronica di asciugare il volto di Gesù, noi troviamo proprio questa immagine del volto. Che cosa rappresenta il volto? Non so se avete mai riflettuto, che cosa significa guardare uno in faccia? Se tu vuoi entrare in relazione con una persona, la guardi in faccia. La testimonianza che sta avvenendo una relazione è che tu metti i tuoi occhi negli occhi della persona che hai di fronte. Che cos'è l'indifferenza? Distogliere lo sguardo, non guardare le persone in faccia. Non so se vi siete accorti, ormai, siccome esiste la privacy, che è una cosa importante, ma per amore di privacy tutti noi siamo numeri, matricole, codici. Un malato non è un numero. Una persona che soffre non è un codice, è un volto, è qualcuno. Gesù ha passato la sua vita non a guarire le malattie, ma a guardare in faccia le persone che avevano le malattie. A me piace sempre raccontare la guarigione dell'emorroissa, perché lì, secondo me, c'è la più grande genialità della pastorale di Gesù. Quella donna, in fondo, aveva già ottenuto la sua grazia, semplicemente toccando la frangia del mantello, ma Gesù la cerca in mezzo alla folla per fare cosa? Ditemi, che cosa fa di più? Niente, guardarla in faccia, guardarla negli occhi e dire a questa donna che la cosa più importante non è la grazia che ha ricevuto, la cosa più importante è chi ha incontrato gli occhi di Gesù, la faccia di Gesù, il volto del Signore, cioè è entrata in una relazione. Allora vi faccio un esempio. Il problema non è cambiare il panno a un malato, dare la medicina a una persona che ha un bisogno. No, no, il problema è costruire relazioni con queste persone. Noi molto spesso diamo servizi, ma noi non siamo chiamati a dare servizi, siamo chiamati a dare relazioni. Qual è la differenza cristiana? Non è nel modo di dare servizi, i servizi li possono dare tutti, e vi posso assicurare che alcuni li danno meglio di noi. La qualità cristiana si vede nella capacità di costruire sempre relazioni. A me non interessa dare il panino al povero, ma incontrare il povero a cui io do il panino. Si capisce cosa voglio dire? Cioè, è la scelta della relazione la cosa che conta. Amici, per entrare in relazione devi comprometterti con la persona che c'è di fronte. Praticamente non è più uno qualunque, non è un anziano qualunque, un malato qualunque, un bambino qualunque, un sofferente qualunque. No, diventa Giorgio, Carla, Francesco, Mauro, diventa una persona con un volto, con una storia, con dei desideri, con dei drammi. Noi siamo cristiani quando costruiamo relazioni, e ahimè, io vi devo dire che nell'epoca dei social abbiamo l'illusione che le nostre connessioni sono le relazioni. Nella vita non si possono avere migliaia di relazioni, non se ne possono avere migliaia. Il numero è molto più basso. Ciascuno di noi è capace, non lo so, di portare il peso di 20, 30, 40, 50 relazioni, e poi non può più. Ma noi siamo cristiani per questo. Noi non ci carichiamo del peso dell'umanità, ma del peso di Francesco, Giorgio, Katia, Nicola, Donato, Antonia. Il peso delle persone che incontriamo. Siamo capaci di relazioni. Ditemi, quale pastorale sanitaria noi possiamo portare avanti se semplicemente offriamo un nostro servizio verso i bisogni dei malati? Noi non siamo a servizio dei bisogni dei malati, noi siamo a servizio dei malati, delle persone che soffrono, e queste persone che soffrono
hanno bisogno non di essere l'oggetto della nostra carità, ma il soggetto delle nostre relazioni. L'altro che soffre è qualcuno, non qualcosa che io uso per sentirmi meglio. È qualcuno. Sapete perché vi dico così? Perché di fronte a noi non abbiamo sempre persone che sono amabili. Persone che, mentre tu le aiuti, ti dicono grazie. In quel momento noi abbiamo persone che soffrono, che certe volte vomitano su di noi la loro rabbia, il loro rancore, il loro perché, la loro solitudine. Ma ditemi, che cosa può essere più drammatico? Essere arrabbiati e non poterlo dire a nessuno. Questa è la cosa più drammatica. Allora, nessuno di noi vorrebbe essere il muro contro cui si scaglia la rabbia di una persona. Ma se non lo fa con me, con chi può farlo? Capite che certe volte noi siamo chiamati a un delicatissimo ministero, che è quello di saper accogliere la relazione con l'altro, permettendo all'altro anche di dare a noi tutto il peggio che ha accumulato dentro di sé. Se uno c'ha dentro, perché io sto vivendo questo? E non può dirlo a nessuno. Non è ancora più drammatico quel perché? Una delle testimonianze che mi capita spesso di raccontare è quella di un giovane papà che io incontrai all'inizio del mio ministero sacerdotale all'Aquila, in ospedale. Malato di tumore allo stato terminale. Non vi racconto tutta la storia, ma vi dico che nell'incontro con questo papà abbiamo passato molto tempo in silenzio, forse 40 minuti in silenzio, senza dire una parola, per sua volontà. Mi disse: padre, non dica niente. Io me ne stavo andando e lui mi disse: ma non se ne vada. Ero là. E dopo 40 minuti cominciò a parlare dicendomi così: sa qual è la cosa che mi pesa di più? È che non vedrò le mie figlie crescere, non le vedrò laurearsi, non le potrò accompagnare all'altare. Secondo voi che cosa gli ho detto? Niente. Ma quella persona aveva bisogno in quel momento di dirlo a qualcuno, non di ricevere la risposta. Aveva bisogno di formulare la sua domanda, di gridarla a qualcuno. La Veronica ci insegna che la relazione non è essere sempre all'altezza delle persone che abbiamo avanti, ma rimanere in una relazione volto con il volto, occhi negli occhi, in cui l'altro finalmente può consegnare se stesso. Se noi diamo quello che dobbiamo dare, ce ne andiamo, quella toccata e fuga non serve a niente, è il perdere tempo nelle relazioni, il nostro ministero. Quindi vedete, la presenza e la relazione. Terza figura che incontriamo nella Via Crucis: le donne di Gerusalemme. Altri personaggi che noi troviamo lì, e diciamo: qual è l'utilità di persone che piangono? Sono là, piangono su Gesù. Eppure in realtà queste donne realizzano qualcosa che la parola ci ha insegnato. Ridi con chi ride e piangi con chi piange. Sapete qual è l'aspetto che illuminano queste donne? La compassione. Che cos'è la compassione? Tu non puoi avere la presunzione di mettersi a servizio di una persona che soffre e di uscirne indenne. Se tu ti metti a servizio di una persona che soffre e poi torni a casa come se nulla fosse, quello è un mestiere, non è un ministero. Tu ti accorgi che è un ministero perché il dolore di quella persona, purtroppo, te lo porti addosso, ti ferisce, ti fa piangere. In pratica, tu sei diventato compassionevole.
il dolore non ti lascia indifferente. A noi ci hanno insegnato che dobbiamo avere un certo distacco, il cristianesimo ci insegna esattamente il contrario. Ci dice che noi dobbiamo avere sempre compassione. Il dolore e la gioia non possono lasciarci come se nulla fosse. Allora voi capite che un modo di stare accanto alle persone che soffrono è accettare a volte che quella sofferenza ci ferisca e che a volte non ci fa dormire e che a volte ci mette angoscia anche a noi. Un po' della loro tristezza diventa anche nostra, un po' del loro Getsemani diventa anche il nostro Getsemani. Non possiamo schermarci rispetto alla vita delle persone che incontriamo. Come puoi servire qualcuno e non sentire nulla? Non siamo mestieranti, non è un lavoro, è un ministero. Allora io mi domando se noi siamo ancora capaci di compassione, o siamo quelli che, mentre sono a tavola la sera e alle 8 c'è il telegiornale e ci fa passare tutte queste scene di guerra, di uomini e donne trucidate, e noi geniamo, come se stessimo guardando un qualunque film. Noi ci siamo schermati dal dolore del mondo, è il nostro modo di andare avanti. Ma il cristianesimo è provare compassione. Il cristianesimo è lasciarsi raggiungere dalla vita degli altri. Tu sei nella gioia, io sono felice. Tu sei nel dolore, io piango con te. Invece sapete qual è la nostra tecnica? Tu sei nella gioia e a me scatta l'invidia. Tu sei nel dolore e a me scatta l'indifferenza. L'invidia e l'indifferenza sono le perversioni della compassione. A uno gli capita una cosa bella, senti, non dirlo, se no mo cominciano a invidiarti. Caspita, siamo cristiani, ma noi dovremmo essere felici. Dice Paolo, se un membro è onorato, tutto il corpo è onorato. Diceva il mio vecchio vescovo, se vuoi rovinare un prete, parlane bene in pubblico. Dice, è sicuro che succede qualcosa. Era per dire che noi non siamo abituati alle cose belle. Nella vita delle persone, la gioia non è la nostra gioia. Molto spesso suscita invidia la gioia degli altri. Il bene che succede nella vita degli altri, invece di farci gioire, ci ferisce. E il dolore, invece di farci piangere, ci fa diventare cinici. Come puoi tu abituarti al dolore? Come puoi? La presenza, la relazione, la compassione. Già queste tre cose penso che siano un capolavoro che ci ha consegnato il Vangelo. E vedete, in queste tre cose non c'è l'uso della parola, per forza. Il nostro esserci, il nostro ascoltare, il nostro saper piangere, basta e avanza. Presenza, relazione e compassione. Arriviamo così all'ultimo quadro della Via Crucis. E troviamo due persone. Maria e Giovanni sotto la croce. Voi sapete che in quel momento la presenza di Maria e di Giovanni, anche loro, i Vangeli non riportano una sola parola né della Madonna né di Giovanni sotto la croce, ma è Gesù a parlare. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. È l'estremo lascito che Gesù fa prima di morire. Ora, finché io vi parlo di presenza, di relazione, di compassione, sono sicuro che facilmente tutti avete intercettato che cosa volevo dire. Qui userò una parola difficile, ma vi prometto che proverò a spiegarla nella maniera più semplice. Questo è il tempo non più della compassione, ma della significazione.
Che significa significazione? Che il dolore, a un certo punto, la sofferenza, deve trovare un significato. Se io capisco il motivo, riesco a vivere quel dolore. Ora, accompagnare qualcuno significa aiutare questo qualcuno a scoprire un significato nel proprio dolore. Quando noi conduciamo le persone a scoprire un significato nel loro dolore, li abbiamo portati a incontrare Cristo, anche se non lo diciamo apertamente. Quello è Cristo. Cristo è il significato della nostra vita, soprattutto della nostra vita fragile. Quando tu trovi un motivo, tu hai trovato il vero fuoco della tua esistenza. Quindi stare accanto a qualcuno che soffre significa aiutare queste persone a trovare un significato. Vi faccio un esempio molto concreto. Se voi andate al lavoro e non sentite più il significato del vostro lavoro, è una tortura lavorare. Se voi state in una famiglia e avete perso il senso della relazione, è una tortura la famiglia. Se voi partecipate a un gruppo ecclesiale, ma avete perso di vista il motivo per cui fate parte di un movimento, di una comunità, di una parrocchia, diventa un peso andare lì. È vero o no? La vita si disumanizza quando non trova più il suo significato. Questo è vero sempre, in ogni ambito della nostra vita. Allora, quando tu vuoi essere di aiuto a qualcuno, devi aiutare questo qualcuno a ritrovare il significato. Quando il sole splende, è facile trovare il significato. Il problema è quando non c'è il sole, quando si fece buio su tutta la terra, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio, dove lo vedi il significato? Allora, accompagnare significa aiutare le persone a trovare un senso. Per noi cristiani, il senso è Gesù. Però dirlo così è astratto. Che cosa significa trovarlo concretamente? Userò un'immagine, ma è solo una via, non è solo questo, ma è un suggerimento, uno solo. Tutti noi quando soffriamo gridiamo, perché? Anche Gesù, eh? Perché mi hai abbandonato? È umano. Noi non possiamo sottrarci dalla nostra umanità che a un certo punto ci fa chiedere il motivo, perché? Ora, vi pare che quando Gesù grida perché, qualcuno risponde? Come fa a trovare un significato a questo perché? Sapete come fa a trovare un significato? Gesù trasforma il perché in per chi? Per chi accetto quello che non capisco e che non vorrei? Per chi sto accettando questo dolore? Per amore di chi sto accogliendo questo buio? Quando tu trovi un per chi, hai risolto la tua vita. Allora, un papà che non trova più senso al proprio lavoro, trova il senso quando lavora per la propria famiglia. Ha trovato il per chi. Quando io vivo un sacrificio e lo faccio per amore di qualcuno, allora quel sacrificio non è più pesante, perché ho trovato il motivo, e il motivo non è una spiegazione, non lo trovo in un libro, lo trovo nel volto di qualcuno. È per chi che mi ha cambiato la vita. A un certo punto io devo dire, per chi sono prete? Non perché sono prete, perché non so rispondervi a questa domanda. Ma a un certo punto io mi devo domandare, per chi? Per chi? Per amore di chi? Ecco, Gesù è venuto nella storia non soltanto per offrirci la sua presenza come la cosa più rivoluzionaria per affrontare la vita, ma a un certo punto a noi cristiani non ci chiede di capire tutto, non ci chiede di risolvere tutto, non ci chiede di essere prestanti nel buio, di avere tutto il coraggio che a volte non abbiamo, di non provare tristezza, angoscia, terrore, lui stesso l'ha provati. Ma a un certo punto dice a ciascuno di noi,
tu stai vivendo questa croce, vivila per me, accoglila per me. Allora, vivere qualcosa per Lui significa aver trovato di nuovo un significato. Ma sapete, vivere qualcosa per Gesù non significa che questo è sempre così chiaro nel cuore di qualcuno. A volte Gesù si nasconde nel volto di un figlio, una figlia, di un amico. A volte si nasconde nell'umanità di qualcuno, in una certa situazione. Il Signore si offre come colui che attraverso le esperienze che sono intorno a noi ci porta a un livello diverso di sofferenza. Ci fa dire alle persone che soffrono: non siete soli. E queste persone, quando non si sentono più sole, evolvono nella loro sofferenza fino al punto che ne trovano finalmente un significato. Qual è il significato? È viverle per qualcuno. Per noi cristiani non ne parliamo più tanto, noi sacerdoti, ma questa forse è una cosa che dovremmo di nuovo rispolverare anche nella nostra predicazione, nel nostro modo di annunciare il Vangelo, e offrire la propria sofferenza. Qual è la parte distorta? Pensare che offrire la sofferenza significa dire: se tu dai il dolore a Dio, Dio allora gode che tu gli hai dato il dolore e ti fa le grazie. Questo è paganesimo. Ma dà gloria a Dio quando una persona offre la propria sofferenza perché ha trovato un per amore. Io sto offrendo per amore. Quando qualcuno diceva: io offro per la conversione dei peccatori, significa che il proprio dolore ha un senso perché tu lo vivi per amore di qualcuno che è infelice e che non ha conosciuto l'amore di Dio, e tu dici: lo vivo per loro, lo offro per loro. Lo sapete perché questo è importante? Perché Gesù è morto per noi. Lui aveva un per chi. Eravamo noi il per chi. E chiaramente, quando consegna Giovanni a Maria e Maria a Giovanni, sta consegnando il motivo. Questo credo che sia l'apice più importante del nostro accompagnamento: aiutare le persone di nuovo a trovare un per chi nella loro vita, un senso nella loro sofferenza. Non è vero che una persona anziana non conta più nulla, semplicemente perché non produce più niente nella società. Non è vero che una persona che è bloccata da una malattia, che la tiene paralizzata in un letto, non ha più nessun significato. Non è vero che un invalido che non può inserirsi nel circuito economico ed è soltanto un peso agli occhi degli altri, che la sua vita non vale niente. In una logica economica ci sono vite inutili. Davanti agli occhi di Dio nessuno è inutile. Tutti valgono, tutti hanno qualcosa da dare, tutti possono vivere la loro vita, piccola o grande che sia, per un motivo, per amore di qualcuno, per un per chi. Quando tu hai trovato un per chi, non ti interessa più il perché. Ma quando tu non hai più il perché diventa la tua disperazione, perché non c'è risposta. Non a caso il dolore e il male sono un mistero. Non abbiamo una spiegazione. Abbiamo un modo con cui vivere tutto questo. Ora, vorrei concludere dicendovi: chi è davvero il Cireneo? Chi ha fatto davvero il ministero della Veronica? Chi è che è stato compassionevole? Chi è che ha insegnato a dare significato a tutto? È Gesù. È Lui la presenza, è Lui l'uomo delle relazioni, è Lui il compassionevole, è Lui il datore di senso. A immagine di Gesù, ciascuno di noi è colui che deve continuare questo ministero
ed è colui che deve accogliere il dono di questo ministero quando ne avrà bisogno. Il mio augurio è che, tenendo sempre fisso lo sguardo su Gesù, ciascuno di noi continui la sua opera e davvero la profezia di Isaia diventi non solo vera nel periodo della vita di Gesù, ma fino agli estremi confini della storia. Quella profezia possa continuare a diventare vera, reale, attraverso la Chiesa, perché la Chiesa o è il prolungamento di Cristo o non serve a nulla. Possa il Signore renderci come Lui, e proprio per questo andare a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, consolare gli afflitti, dare gioia a chi nel dolore, vesti di gioia a chi è nel lutto, riempire di compagnia chi è nella solitudine. Allora sì, che Gesù ha compiuto davvero un'opera di salvezza e noi non soltanto ne siamo i testimoni, ma ne siamo la prova. Grazie.